Ciao dolcinicorni, guardate cosa ho qui, una super mega novità. Sono arrivati in edicola i nuovissimi Wishy Squishy Poo. Sono delle cacchine troppo troppo pucciose, guardate già con i loro occhietti. Loro sorridono, hanno le guanciotte super mega kawaii e costano 5,99 euro. Sono delle D'Agostini, ma adesso detto questo li andiamo subito a scoprire insieme. Questo qui è il libricino che vi dovete sempre fare dare insieme ai nuovissimi Wishy Squishy Poo. Mi raccomando, anche perché all'interno, oltre ad esserci tantissimi giochi, ci sono anche tutti i nomi. Quindi qui potete vedere tutti i nuovissimi Wishy Squishy Poo e leggere i loro nomi perché sono veramente pucciosissimi. Io già li ho letti e sono pucciosissimi. Ok, iniziamo subito a spacchettarli insieme. Iniziamo da questo qui. Una cosa molto importante è che la confezione è trasparente, quindi potete scegliere benissimo il vostro Wishy Squishy Poo, quindi lo scegliete voi ed è una cosa che mi fa impazzire, così lo scegliete voi e apriamo. Ok, all'interno che cos'è? Vediamo. Ah, ok, anche all'interno. No, vabbè. Hanno fatto anche tutta la checklist all'interno. Quindi qui trovate già tutti i nomi. Perfetto. Ok, c'è scritto collezionali tutte. E infatti noi adesso le collezioniamo tutte. Oh, questa qui è gialla. Oddio, che carina, che pucciosa. Vado subito, subito a squisciarla. Ha tutti i cuoricini sopra la testolina. Poi la faccina pucciosissima e carinissima. Ma che carina, che pucciosa. E sto notando che è molto molto morbida e anche abbastanza slow rising, ma emana un profumo di pane, di vaniglia. Mamma mia, che odore di vaniglia, è molto vanigliosa. Allora, lei come si chiama? Perché secondo me è femminuccia. Allora, vado a prendere direttamente questa qui. Oh mamma, lei si chiama Lovely Poo perché infatti è tutta romantica con questi cuoricini ed è troppo troppo carina. Questa qui momentaneamente la leviamo. Andiamo avanti con questa qui. Questa qui è verde e se già guardate anche gli occhi a cuoricino. Quindi apriamo, 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 apriamo senza rompere nulla. Ok. Ok, al solito dentro c'è la checklist. Lei è verde con gli occhi a cuoricino e ha tante margherite in testa. Squisciamo anche questa qui. Che carina, questa è morbidissima. È super morbida. Ma che carina, no, vabbè, io già le adoro. Secondo me sono super kawaii. Ok, questa qui anche profuma di biscotti. Mamma mia, che fame! Profuma di biscotti. E questa qui si chiama Flower Poo. Infatti ha tutti i fiori qui nella testolina. Ma che carina, che pucciosa. Squisciamola tutta. Ok. Sono molto molto carine. E poi c'è questa qui che mi ha colpito tantissimo perché è tutta nera. Ma non solo, perché io già l'ho anche vista nel libricino. Guardate che carina lei. Guardate, ma è tipo un gattino pucciosissimo. C'ha tutti i baffettini e gli occhioni dolci dolci, il nasino piccolino e poi è nera. Cioè, è bellissima, è stupenda, squisciamola. E questo qui infatti si chiama Kitty Poo, proprio perché dovrebbe rappresentare o ricordare un gattino. Infatti, guardate, vabbè. Questa è super mega pucciosa. Sto notando che tutte profumano di vaniglia, quindi di biscotti, di qualcosa da mangiare, ma ovviamente non sono commestibili, mi raccomando. Poi andiamo avanti con questo qui bianco. Questo qui bianco, vediamo, vediamolo. Apriamo, apriamo, ok. Che carino, sembra tipo, non lo so, un panda fantasmino, non lo so. Oh, che morbido anche questo qui. E questo qui si chiama Ghost Poo. E infatti sembra tipo un fantasmino tutto bianco. E poi ha gli occhi a cuoricino, troppo puccioso e troppo carino. Che dire, già mi stanno piacendo veramente tantissimo. A parte che sono veramente super mega squisciose, tutte da strapazzare. E poi profumano anche tantissimo. Poi andiamo avanti con questo qui che ha dei colori super mega wow. Infatti, la cosa bella è che noi li possiamo già vedere da fuori. E questo qui si chiama Rainbow Poo. Ha tutti i colori tipo dell'arcobaleno. Ed è super mega squisciosa con gli occhi a cuoricino. Guardate, sbuca delle mani. Che carino, che patatino. No, è troppo, troppo carino. Adoro quando gli fanno gli occhi a cuoricino perché li rendono molto romantici e patatosi. Poi andiamo avanti con questo qui che è tutto rosa. Yeah, finalmente qualcosa di rosa.
Ok, apriamo, buttiamo questo qui giù. Lei si chiama Fanny Poo perché è troppo carina, tutti questi pua ovunque, e c'è la faccina troppo dolce con questa boccuccia tutta aperta che sembra che stia ridendo, e anche questa è molto molto morbida. Guardate. E si rigonfia. È troppo pucciosa. Poi andiamo avanti con questa qui. Anche questa qui è rosa. E lei si chiama Pinky Poo perché in effetti è tutta rosa. Ciao patatina. Vabbè, io già mi sono innamorata di lei. Ciao piccolina. Poi c'ha questi occhietti super kawaii. E poi ha tutti i cuoricini di sopra. Wow quanto è morbida. Questa è ancora più morbida. Wow, rispetto alla precedente, è morbidissima. Lei è troppo pucciosa. Sono veramente una più bella dell'altro. Veramente troppo carine. Poi andiamo avanti. Ok, questo qui è il classico color checchine. Infatti, apriamo. E si chiama infatti Pupù. Cioè, è tutto chiaro, è tutto detto. Ed è troppo carina, cioè, guardata. Ma è troppo carina. Questa qui da mettere anche sopra la scrivania non è niente male. Poi lei sorride con questi occhioni tipo dolcissimi. Ed è troppo patatina e patatosa. Questa mi piace anche tantissimo, ok? E poi questa qui che si chiama Galaxy Poo. Perché ha dei colori secondo me fantastici. Cioè guardate quanto è bella. È bellissima, mi ricorda sia la galassia ma anche il mondo sottomarino, non so perché, mi ricorda molto le mermaid e le sirene, ed è bellissimo, il colore è bellissimo, è spettacolare, niente da dire sul colore, poi è lucido, dà anche quell'effetto un pochettino grinzoso, perché ricordatevi tutti comunque gli squishy che sono lucidi, fanno sempre l'effetto grinze, però è bellissimo, io tipo adoro le grinze, voi lo sapete, e questo è super mega slow rising, guardate, wow, questa è super slow rising, bellissima. Che dire, sono pucciosissime, sono bellissime, vi ricordo che costa una bustina 5,99€ più il magazine, mi raccomando fatevi sempre dare il magazine, anche perché all'interno ci sono tantissimi giochi e tantissime curiosità. Che dire, io non ne ho una preferita in assoluto perché mi piacciono tutte, le adoro tutte, sono super squisciose, sono super profumate, sono super colorate, quindi che dire, super mega promosse. Se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere con un like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video, vi aspetto sempre su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video, ciao dolci unicorni!